Luigi Federico e oggi sono il secondo oratore per la squadra I figli di Pitagora. Volevo cominciare facendo un appunto a ciò che ha detto la squadra avversaria, ovvero il fatto che è sì vero che durante la sperimentazione animale vengono utilizzate anestesie ai soggetti, però questo avviene solo nel 15% dei casi, in quanto se fosse utilizzato anche in altri casi questo influirebbe sul risultato finale delle sperimentazioni. Inoltre vorrei fare un altro appunto sui metodi sperimentali, quali sono il plus RNA e la sperimentazione in vitro, i quali non sono ancora stati approvati, ma è stato provato che questi sono metodi sostitutivi in quanto possono sostituire totalmente la sperimentazione animale. Un altro dato è che durante la sperimentazione animale gli animali più utilizzati sono i topi, e i topi sono simili agli esseri umani solo per l'85% del proprio genoma, mentre questi metodi sarebbero simili al 100% per l'essere umano. Inoltre questi nuovi metodi non implicherebbero nemmeno l'utilizzo di cavi umani in seguito alle varie sperimentazioni. Volevo fare ancora un altro appunto, dove gli animali hanno detto che gli animali non vengono in alcun modo stressati oppure gli viene fatto del male, però ci sono fonti che affermano che questi animali vengono stressati, e un'altra fonte afferma che circa 350 gattini sono stati privati del sonno per 70 giorni per vedere quanto la mancanza di sonno influisse sulla stabilità mentale di questi individui. Altre fonti asseriscono anche che a questi animali sono state fatte violenze, soprattutto non in campo farmaceutico, quanto in campo sperimentale sulla nocività di varie sostanze. Soprattutto a questi animali sono state fatte inalare plastiche e vernici, e questo a nostro appunto è un metodo brutale per gli animali. Volevo solo dire che non tutti i farmaci che vengono testati sugli animali e in seguito sull'uomo hanno un successo. Ad esempio, diversi anni fa vi era il caso del dietilstilbestrolo, il quale è un farmaco che viene somministrato alle donne incinte, e questo ha portato nel 95% dei casi a cancro all'apparato mammario per le madri e a cancro agli apparati genitali dei figli. Grazie. Entropia. Più volte la squadra avversaria ha affermato che la ricerca scientifica che utilizza animali come cavie è inutile, pericolosa e brutale. Non è così. Le mie compagne hanno affermato che metodi alternativi e sostitutivi tutt'oggi non sono validi per la ricerca scientifica. A proposito, vorrei citare alcuni degli esempi più famosi che hanno permesso al mondo della medicina e al mondo farmaceutico non solo di progredire, ma di portare a delle vere e proprie rivoluzioni. Nella seconda metà del 1900 gli animali sono stati assolutamente indispensabili e fondamentali per il mondo della medicina e per i premi Nobel. Negli anni 70 dei trattamenti antibiotici multifarmaco per la cura della lepra, quindi una malattia molto importante, sono stati scoperti grazie a dei test sugli armadilli. E più recentemente, nel 2007, il genetista italo-americano Capecchi ha vinto il premio Nobel grazie a dei test su cellule staminali embrionali effettuati su un topo geneticamente modificato. Dunque, se ci fossero stati questi animali che nei laboratori avessero fatto da cavie, la ricerca scientifica non solo non sarebbe progredita in modo così rapido, ma per alcune malattie non si sarebbero nemmeno trovate le cure. Pensiamo davvero che questi ricercatori siano persone prive di etica, come è stato accennato, oppure che non provino dei sentimenti nei confronti degli animali? Molti sostengono che gli animali hanno un valore affettivo, hanno una sensibilità e dei diritti, ma
E ancora peggio se facessimo gli esperimenti sugli uomini oppure su altri animali. Gli animali più utilizzati in laboratorio sono topi, ratti e animali a sangue freddo. E sono stati citati i gatti. Solamente lo 0,1% degli animali sono gatti e cani. Ma per il 59% sono topi, il 17% ratti e a seguire animali a sangue freddo e altre specie, come ad esempio i volatili. Inoltre ci darei ad aggiungere che in laboratorio tutti devono rispettare delle metodiche e delle discipline ben precise, emanate nel corso degli anni sia dai governi degli stati, sia dall'Unione Europea. In primo luogo bisogna avere delle strutture adeguate per condizioni ottimali degli animali, quali ventilazione, umidità, temperatura, condizioni igieniche. Successivamente avere un veterinario e del personale di servizio sempre disponibile 24 ore su 24 che si occupi esclusivamente del benessere degli animali. Successivamente a registrare puntualmente tutti gli animali inseriti nelle sperimentazioni. Dunque, non continuiamo a pensare che gli animali siano inutili e che non abbiano, come è stato affermato, aiutato la scienza a progredire. Anzi, attualmente si stanno facendo numerosi progressi e miglioramenti in campo scientifico che porteranno sia a un miglioramento delle condizioni sia del contesto in cui vivono questi animali da laboratorio. Grazie.